Da Francesco De Robertis a Roberto Rossellini. Durante gli anni della guerra, l'ufficiale della Regia Marina, Francesco De Robertis, si dedica al cinema, raccontando episodi marinareschi e affermandosi come uno dei precursori della stagione del neorealismo. Il suo sguardo, interessato a cogliere la verità umana nei risvolti drammatici della storia, impiega un approccio documentaristico fino ad allora inedito. Ad aprire la stagione neorealista è, nel 1945, Roma, città aperta di Roberto Rossellini, che rappresenta la messa in crisi del realismo tradizionale e la nascita di un nuovo cinema. Rossellini dichiara anni dopo: «Io mostro le cose e non le dimostro. Faccio un lavoro di ricostruzione, punto e basta», sottolineando così la caratteristica costante di uno sguardo che si concentra intorno alla poetica del tragico e del quotidiano. Gli eventi storici investono la messa in scena, come dimostrano Paisà del 1946, Germania anno zero, girato nel 1948, in gran parte in una Berlino spettrale, e i successivi Stromboli e Viaggio in Italia, entrambi con Ingrid Bergman.